anche in questo io dico, notate, Pampa Giovanni mica si è fatto da solo però, ha avuto papà e mamma, una famiglia, ha avuto un sacerdote, parroco suo, che era un santo uomo, ha avuto un seminario che l'ha bene educato. Il bene, i miracoli, i prodigi, i passi innanzi, seppure lentamente, sono stati fatti in tutti i secoli. Quello che noi chiamiamo il martirologio romano, non vuol dire solo quelli che hanno dato il sangue, perché martirio vuol dire testimonianza, ma quanti santi e sante, che non sono iscritti in questo libro, ma che sono iscritti nel libro di Dio. Lui ha trovato la Chiesa, non era morta, non era vecchia, non aveva il viso sporco, perché San Paolo ce l'ha detto, e nella lettera, al capitolo 5, agli Efesini, la Chiesa sposa di Cristo è sine macula, senza macchia, e sine ruga, non ha le rughe della vecchiaia. Io dico, lo dice anche il Papa Francesco, io sono un peccatore, ma per la verità non ho macchie gravi, ma almeno non ho neanche rughe alla mia età. Dico qualche volta scherzando, la Chiesa è sempre bella perché è la sposa di Cristo, è sempre giovane. C'è un termine che non c'è nella lingua italiana, un termine francese, non so nella vostra lingua, dice la Chiesa è la grande recommenceuse, la grande ricominciatrice, come dopo un terremoto si ricostruisce con coraggio, con fiducia, diceva Papa Giovanni. L'ha detto recentemente, presso poco, anche Papa Francesco, dice alla notte io devo dormire qualche ora, ma non sono mica io il capo della Chiesa. Il capo della Chiesa è Gesù, lo spirito che informa la Chiesa è lo Spirito Santo, quelli non dormono. L'ho detto Papa Francesco con tanta umiltà, qualche volta la sera sto dicendo il rosario, cado dal sonno, ma Gesù non dorme, Gesù non dorme. Io sento che siamo in cammino, ma naturalmente non ci vorranno 5 anni, 10 anni, e ci vorrà anche tanto tempo. Il tempo è una piccola misura nell'eterno. Non abbiate paura. Continuiamo a servire, ad amare. Abbiamo commesso una mancanza. Per noi è facile che questo ci accada, va bene? E domandiamo umilmente perdono e Dio apre le sue braccia, le apre al bambino che dice la bugia, la piccola disobbedienza ai genitori, lo dice anche colui che può aver fatto del grande male all'umanità intera. Siamo tutti stati redenti dal sangue di Cristo. Io me lo domando continuamente. Qui teniamo il crocifisso, adesso lo abbiamo prestato alla parrocchia per queste celebrazioni di Avorio Grande, che Papa Giovanni non volle a capo del letto, perché dice, quando sono a letto non lo vedo in faccia a lui. E durante la malattia diceva, nelle lunghe notti insonni io lo guardo, lui mi guarda, lui mi parla, io gli parlo, e gli ho chiesto, Gesù, ma come mai siamo così in ritardo nella evangelizzazione? Lo possiamo ripetere anche oggi, siamo in ritardo, allora qualcheduno deve avere peccato. Vuol dire che qualcheduno di noi è stato pigro, non si è mosso celermente, non ha obbedito al tuo comando. Andate in tutto il mondo e portate, non la scomunica, la parola dura di condanna, portate la bella notizia. E qual è la bella notizia? È che sei figlio di Dio. E quella è la bella notizia, che Cristo ha dato, non il denaro per te, ha dato il suo sangue. Cioè, ma allora qualche colpevole ci deve essere. E Papa Giovanni, noi, meno in Italia, l'abitudine è sempre stata questa. Succede qualcosa di grave, diamo colpa ai fascisti, ai comunisti, ai socialisti, ai massoni, ai peccatori. Gesù, se c'è un colpevole sono io. Non sono stato quel vescovo
che Papa, santo che tu volevi, mi trovo al termine, ormai mi trovo con un piccolo gruppo di giorni, te li offro, accettali in riparazione. L'umiltà, la bontà, la generosità, ecco la nostra strada. C'è un'altra cosa da capire che è nello stemma di Papa Giovanni, obbedientia et pax, obbedisco a Dio. Anche da Papa, nel suo giornale, scrive dell'anima, mi sento in obbedienza in tutto. Ma come sei Papa? Sì, ma sono obbediente alla legge di Dio, alle leggi della Chiesa. Non sono il padrone della Chiesa, io sono un figlio della Chiesa come gli altri. Mi sento in obbedienza in tutto, obbedienza. Se obbedisco sono tranquillo e ho la pace. Se ho la pace verso con tutti, ma con Dio, con me stesso, allora posso dire sono obbediente alla volontà del Signore. Poi per il resto il giudice è Lui, la sua Chiesa non sono io che la conduco, è Lui che la conduce. Obbedientia et pax, obbedienza e pace. Questo mi dà tranquillità e serenità. Questo mi consente di guardare al domani con la semplicità con cui da bambino giocavo. Non abbiamo un bel esempio di San Luigi Gonzaga che gli domandano, Luigi, se venisse un angelo a dirti che devi morire oggi in giornata, che cosa faresti? Lui ha detto, se sono a scuola, continuo ad ascoltare la lezione. Se sono in ricreazione, continuo a ricrearmi con i miei compagni. Se sto mangiando, termino la colazione che sto facendo. Fa bene quello che stai facendo e che Dio ha disposto che tu debba fare. Ecco lo spirito anche dell'infanzia spirituale, che non è non consapevolezza delle difficoltà e dei compiti gravi che ci incombono, ma è la fiducia piena nella grazia di Dio che non mi abbandona.